Dal Vangelo secondo Marco. Fa udire i sordi e fa parlare i muti. Questo Vangelo che abbiamo ascoltato ci racconta la guarigione di un sordomuto e l'immagine della nostra umanità incapace a volte di ascoltare la parola di Dio e di professare la propria fede. Gesù, ecco, con grande delicatezza porta questa persona in disparte per guarirla, per sanarla. Emette un grande sospiro ad immagine della sua compassione, del suo prendere su di sé la sofferenza dell'uomo. E poi questa parola ebraica passata nella liturgia battesimale, Efatà, apriti. La parola di Cristo ha il potere di aprire i nostri cuori, ha il potere di aprire i nostri orecchi all'ascolto, ha il potere di far crollare i muri antichi dell'indifferenza, dell'inimicizia, lasciando davvero che gli uomini riscoprano l'essere fratelli e l'essere figli di Dio. Allora, quando ci sentiamo chiusi nel nostro egoismo, quando ci sentiamo blindati nella nostra indifferenza, chiediamo davvero al Signore di aprire i nostri cuori, le nostre orecchie e di aprirci con amore al fratello che è accanto a noi.